boy! Ammazza l'americana, oh! Ammazza l'americana! Allora, niente, stasera farò un video veloce, vi faccio vedere qualche cosetta che ho comprato su Amazon, sempre per quanto riguarda il rifacimento del brontolo, quindi andiamo a prendere questi pacchetti. Oh, mamma, quanto pesa, guarda che è uno! Ma che siamo matti? Ma io ho una certa età, nel senso che la mia età è certa, è proprio quella, io vi devo controllare. 8 kg e mezzo da cavo elettrico, massa quanto pesano, ma pesano veramente un botto. E questi dei buchi nel camper, guardate che spessore che c'hanno, cioè questi c'hanno una sezione da 6 mm, se capisce. Vabbè, dai connettori già avete capito, no? Questi sono i cavi elettrici del fotovoltaico. Poi andiamo avanti, ho preso due cunei che non si sa mai, delle ruote davanti, non quelle che ci si sale sopra, giusto quelle per fermarlo poco, magari per non farlo dondolare troppo avanti e indietro. Tante volte si usano i sassi, io ce l'ho dentro al camper, però sono certi pezzi di legno grossi così fatti artigianali, non si fanno guardare, sono orrendi. Guarda quanto sono carini questi qui, sono piccoletti, ma guardate che sono carini, eh! Cioè, vedi che hanno la dentatura qua, quindi l'antiscivolo, perché un po' scivola la ruota, e poi sono dentati anche sotto perché non vengono in avanti così. C'hanno la maniglia, possono essere presi, stacca e si stacca. Vengono dalla Germania, non mi ricordo la marca, però l'ho presa su Amazon e poi metto tutti i link in descrizione. Ho pagato una stronzata, una stupidaggine, ma mi pare intorno ai 12 euro, tutte e due, eh. Dopo mi metto i link in descrizione così vanno a vedere. Io non c'ho ancora l'account mio di Amazon, nel senso che quando dico di comprare qualcosa su Amazon, a me Amazon mi dà una lira, quindi so consigli per gli acquisti gratis. Poi che ho comprato? Ho comprato quello che comprano tutti, però dicono pure che è inutile, va bene, deterrente proprio quello specifico che va lì e magari arriva e fa danni, quello che magari ci aveva pensato, magari poi ci ripensa e non lo fa, e quindi ho comprato un deterrente che sarebbe la chiusura, quell'antifurto, tutta in alluminio e acciaio, non so se acciaio o alluminio, penso sia acciaio, della fiamma, mi pare è aumentata, una volta costava sui 50, ora costa 60 e passa su Amazon, e poi magari si trova pure a meno da altri siti, però questa qua magari poi ci ripensi, perché ti rendi conto che magari sul camper non è tanto quale, che non ho preso le misure, l'ho comprata e basta. Fai il reso e via, Amazon è bello per quello. E stiamo a tre. Qui dovrebbero essere, vista a busta, ma io devo rompere, non li posso rompere, quindi che faccio? Taglio. Se non rompi, tagli. Non nel senso che uno non è che ti vede per strada e ti dice ma tagliate, no, quello dice ma hai rotto. Vabbè, insomma, questi sono i connettori per i cavi elettrici forse ho comprato inutilmente perché sono già predisposti i cavi e forse questi vanno indietro, perché comunque vabbè, possono essere sempre utili, voglio dire, pochi euro, se non mi sbaglio 4-5 euro magari teniamo per riserva e mettiamo qui. Questo me lo ricordavo più grosso, sì, perché questo l'ho avuto già su brontolo 1, sul brontolo il capo stipite, il numero 1. Questo è il regolatore di carica da 20 ampere della Sanix, ma io me lo ricordavo più grande. Oh, guarda che piccolo, guarda la mano mia, veramente piccolo. Comunque questo c'ha tutte le, lo sapete, no? Penso che avete visto, se riconosce quello blu, lo sapete, base YouTube è pieno di questi qua, c'ha tutti i diagrammi per la carica, per l'assorbimento, e i led da batteria che salgono quando carica, stanno fissi quando è finito di caricare, insomma c'ha due prese USB che non è che so chissà che, perché saranno da basso amperaggio, però va bene, dai, per caricare un telefonino butti giù tutta la nottata e via con il tango, anche se non ballo tango, un po' di salsa, un po' di baciata. Ok, Ainamani, e la mettiamo qua, e questa è finita, è
ma qua c'è il prezzo forte. Qua c'è il prezzo forte qua. Questa volta io ho comprato quello che dovevo, eh. Allora, voi sapete tutti quanti che sul camper una cosa che è importante è proprio questa. A parte il fatto che pure di questi ti faccio vedere i cavi elettrici, quindi voi magari già capite. Guarda che sezione di cavo, no, guarda che sezione di cavo, guarda questo è il dito mio che è grosso, eh. È grosso veramente il dito mio. E mi sono comprato lui un inverter 1000, 2000, cioè 1000 watt, 2000 watt di picco, onda pura e non quadra modificata. Questa è onda sinusoidale pura. C'ha ovviamente le due ventole, c'ha l'attacco positivo e negativo a morsetto, cioè nel senso a bullone, c'ha un'uscita tipo tedesca, dopo ci mettiamo un adattatore, ci mettiamo un'entrata tedesca e un'uscita a tre vie, quello con la doppia grandezza, no, piccola grande, la massa centrale e questa sciuco, come si chiama? Presa sciuco, una cosa di questa, vabbè. E poi c'ha una presa per essere controllato da remoto. Mo io sto cavo via Ethernet per controllarlo da remoto, non ci ho capito più di tanto, francamente. Vabbè, comunque la marca, che marca è? Edecoa, sempre su Amazon, 140 euro. Vabbè, sempre il link in descrizione. È tra i più economici, nel senso che comunque poi se va a 300, 400 euro, 700 euro, francamente non lo so. Come avevo già detto, sul mio camper già c'è sta un cinese e uno nascosto. Nascosto che non si sa che cos'è, se è solo un commutatore, se è uno switch, se non lo so. Non lo so perché devo smontare un pannello di legno che secondo me non ci doveva manco essere quel pannello di legno là dietro, o almeno il pannello di legno ci doveva essere, ma ci doveva essere quell'attrezzo là dentro, perché non è accessibile se non lo smonti con le viti. Quindi ma non esiste una cosa in un camper che tu devi andare a accendere e spegnere all'occorrenza, che è coperta da un pannello inaccessibile se non smontando 4 o 6 viti. Ma che stiamo a scherzare? So delle cose artigianali che ha fatto qualche imbecille, scusate, senza offesa per gli imbecilli, ma lui è proprio un cretino, senza offesa per i cretini, e ha fatto sta modifica, non si può guardare. Quindi mo noi andiamo a mettere sta ciafrocca qui perché ha onda pura, quindi possiamo utilizzare tranquillamente le nostre attrezzature, perché io l'ultima volta che ho comprato un inverter, se va andate a vedere Brontolo 1, qualche video vecchio, io c'ho un inverter cinese, quell'inverter cinese come mi fio ci ha attaccato un phon, ha fatto puff, è finito l'inverter cinese. 50 euro sì, ma sono 50 euro buttati, 140 benedetti. Poi se non va bene, sempre Amazon, restituire, via, andarsene. Ragazzi, questo unboxing finisce qui, nel senso c'ho qualche cosina da farvi vedere, però è inerente al videomaking, non è inerente al camper, quindi questi piccoli vlog li sto facendo per quanto riguarda l'attrezzatura del camper. Sto preparando uno step by step, quindi varie fotografie, pezzettini di video per montare poi mano a mano le varie fasi di lavorazione. Abbiamo già iniziato le varie fasi di lavorazione, stiamo aspettando di terminarle nell'arco di questa settimana, quindi abbiamo già anticipato, abbiamo già tagliato tutte le parti arrugginite, abbiamo già modellato le lamiere nuove, l'abbiamo resinate, stuccate, rifinite e quant'altro, e poi passate a fondo, sono pronte per la verniciatura. Stiamo ultimando tutte queste magagne, per giovedì, venerdì dovrebbe essere pronto il camper, massimo sabato pronto alla verniciatura. La verniciatura poi avverrà in seguito con calma, stiamo studiando il tipo di vernice, come farla, come non farla, questo non vi spoilerò più niente di nient'altro, stiamo procedendo. Quindi ragazzi, piccolo e breve vlog, piccolo e breve
unboxing, diciamo, no? Presentazione step by step. Per gli unboxing videomaking ne facciamo un altro. Ora finisco questo, registro subito l'altro, però non lo carico stasera. Voi vedete un altro giorno. Ciao!